Allora, buongiorno a tutti, siamo qua per presentare un giocatore a nostro avviso molto molto importante. Buongiorno. Avevamo un'esigenza tecnica, una lacuna che sarà creata nella rosa di sostituire, ahimè, Grassi, che è stata una perdita importante, oltre che sfortunata. E sul mercato il direttore Faggiano, che è sempre abile a vedere le occasioni, abbiamo visto che c'era una mezzala molto molto importante, che è Giurai. E, per cui abbiamo colto l'occasione, e, vabbè, siamo molto contenti, anche perché noi abbiamo voluto molto lui e lui ha voluto molto noi, per cui ci ha dato una grossa mano, devo dire. E, poi permettetemi di dire che il mercato di gennaio sarà Kučka, gli altri eventuali arrivi saranno sì giocatori pronti per giocare subito, però saranno anche visti in ottica del mercato futuro, per cui giocatori di proprietà e nello stesso tempo che magari vadano a ringiovanire un po' la rosa, nel senso che va visto sotto due ottiche. È vero per essere pronti da subito, però è vero anche per la prossima stagione, cioè stiamo già cercando di programmare la prossima stagione. E niente, poi un altro segnale è che nonostante i 25 punti che ci danno comunque relativamente, non siamo del tutto tranquilli, perché comunque il girone di ritorno sarà un altro campionato, per cui l'acquisto di una mezzala forte come Kučka fa capire che nel senso non siamo qua tranquilli, che ci culliamo sugli allori, cioè nel senso siamo sul pezzo e sappiamo che ci sarà ancora da lottare molto e speriamo che Kučka ci possa dare una grossa mano. Io vorrei fare un saluto iniziale. Sì. Buongiorno, buongiorno. Io volevo solo ringraziare la presidente, anche di tutta la squadra che posso essere qui. Spero che poi dimostro in campo che così lo pago con le mie prestazioni, che non hanno sbagliato questa scelta. Sono molto contento che posso essere qui, perché ho già detto prima che l'Italia amo e come mia seconda casa. Poi di Parma ho parlato con tante persone prima, mi sono informato, tutti mi parlavano solo bene, sia di città, di squadra, di club. Allora io spero che do una mano a squadra, prendere obiettivi e spero che facciamo grandi cose. Prima di passare avanti una domanda, solo il Presidente ci teneva anche a ringraziare. Allora, volevo ringraziare il procuratore che ci ha dato, il suo procuratore Xonto, Xonto, e anche Andrea Cattoli, che è stato l'intermediario, che devo dire che ha fatto un grande lavoro. Ci tenevo a ringraziarli tutti e due. Mi chiamava ogni giorno. Esatto, appunto. Cioè, ti ha marcato a uomo. No, ma non è che mi disturbava, ma sì, era bello perché si vedeva che sta lavorando, ha messo tutto a parte e ha lavorato proprio solo su questo. Passiamo alle domande, perché è la prima volta che ti presentavi, non ho cognome testato. Prego. Sono Sandro Piovani della Gazzetta di Parma. Volevo chiederti se il tuo desiderio di venire a Parma è anche il desiderio di tornare in Italia in Serie A, e l'altra domanda che volevo farti è se tornare sapendo di un club che ha una storia importante, che però adesso lotta per la salvezza dichiaratamente, cioè se questo atteggiamento per te va bene in un progetto triennale, visto che questo è il tuo contratto. Sì, io come ho detto prima, volevo tornare in Italia perché ho vissuto 6 anni e mezzo qui in Italia e non posso dire niente male sull'Italia, sul calcio italiano. E allora io ero contento quando è arrivata questa offerta. Io combattiamo, cioè sicuro dobbiamo combattere, perché non è facile. Adesso in posizione in metà classifica, che non è male, secondo me. Ci sono anche punti, c'è qualche differenza tra noi e quelli sotto di noi. Allora, se facciamo bene, se facciamo quello che hanno fatto prima e qualcosina di più, spero che si può finire anche
in un posto più bello, come, come siamo messi ora. Faccio l'ultima domanda da parte mia. Il Presidente ha detto che avevamo un problema di organico e sabato si gioca a Udine. Tu come stai? Saresti già pronto eventualmente per scendere in campo, perlomeno per affrontare una partita? Sarò disponibile, non penso che da inizio di gara, perché avevo un po' problemi. Prima ero infortunato, poi mi sono messo d'accordo, mi sono messo a posto e avevo ancora una botta da allenamento in Turchia ancora. Ora sarò a disposizione, ma non sarà per tutta la partita. E piano piano devo riprendere un po', che come si dice, la condizione fisica. Ciao, Francesca De Vincenzi, ciao, Parma piacere. Press 24, benvenuto innanzitutto. Grazie. Che, ti chiedo, che ricordi hai, cioè, ok, calcio italiano ti piace, non puoi dire niente di male, ma che ricordi hai, se hai un ricordo particolare del calcio italiano, e che impressione ti ha fatto, soprattutto in questi ultimi 6 mesi, che sono poi quelli che hai vissuto dalla Turchia, che impressione ti ha fatto? Così, secondo te è vero che è peggiorato rispetto a quando eri qua tu qualche anno fa? Che è peggiorato come calcio come livelli, italiano? Come livello, sì. Non posso dire, perché non è che ho seguito come prima quando ero qui, ero in Turchia, non è, guardavo ogni tanto una partita, ma non riesco a rispondere a questa domanda perché non so, veramente, non sono un allenatore, io lo guardo un po' da parte di quella diversa come calciatore. Conosci già qualcuno dei tuoi nuovi compagni di squadra? Cioè, lo conoscevi già da prima qualcuno? Sì, conoscevo Calaiò, che abbiamo giocato insieme a Genova, e poi ho conosciuto Genova anche Rigoni, che io andavo via, lui è arrivato, ci siamo conosciuti, ma quello basta. Ciao, io sono Pietro Razzini, giornalista per la Gazzetta dello Sport, ti volevo chiedere, in un centrocampo come quello di Mister D'Aversa, che gioca a tre con un regista centrale, la tua posizione ideale è quella di mezzo destro, proprio quella lasciata libera, insomma, dalla situazione purtroppo di Grassi, o tu preferisci giocare in altre posizioni in generale, dove pensi di dare il meglio? No, quello destro o sinistra è uguale per me, e posso fare anche quello dietro, che ho già fatto. Sì, questa è una posizione preferita, o sinistra o destra, ma se mi mister chiede giocare più basso o sulla destra, cioè io provo sempre a dare massimo anche lì, che ho già provato questi ruoli anche prima, passato. Ho giocato sia all'ala sinistra in Genova, tipo difensore, terzino destro nel Milan. Cioè, sto provando, ma non è il mio ruolo, ma se mi mette lì sto provando a dare 100% anche lì. Come valuti la tua esperienza in Turchia? Se non ricordo male, il primo anno giocato tanto, 3 gol. Negli ultimi 6 mesi invece cosa era successo? Cos'è che si è rotto un po', insomma? Sì, era una esperienza che non mi dimentico. Il primo anno è andato abbastanza bene, poi il secondo anno abbiamo iniziato il campionato, dopo prima partita ha cambiato mister me e poi l'altro giocatore, e dopo non mi ha fatto più giocare. Nessuno mi ha detto perché o che succede, anche se sono andato a chiedere tante volte se è qualche problema o no, mi ha detto sempre che tutto è a posto, ma così ero un po' in difficoltà anche io, che non ero più così motivato forse, perché nessuno mi diceva perché, mi dicevano sempre tutto a posto, solo che non mi ha fatto giocare. Quello era un po' strano. Ultima domanda, oggi è una giornata importante per una tua ex squadra, per il Milan, che tra poche ore giocherà contro la Juventus. Che idea hai di questa partita? Insomma, non so se ti posso anche chiedere un pronostico. Pronostico non lo dico, ma cioè, io avevo detto già prima che faccio tifo per il Milan, perché mia ex squadra è... Da bambino sono stato tifoso del Milan, allora io faccio tifo per loro e spero che
portano a casa sta coppa. Sì, buongiorno, Guglielmo Truppo di Radio Bruno. Buongiorno. Quali sono le tue prime impressioni? Anzi, che cosa pensi del Parma? Se l'hai seguito un po', oppure se te lo sei fatto raccontare magari quando hai parlato con questa gente che ti ha consigliato Parma? Sì, non ho seguito perché quando è iniziata, è arrivata questa offerta, era forse un mese fa, poi ho visto qualche giocatore che è qui e così, ma le partite non è che ho visto. Sono qua un giorno, si può dire che ho fatto un allenamento con la squadra, ci sono bravi giocatori e li devo conoscere bene, non mi ricordo neanche i nomi ancora di tutti, che ho conosciuto 40 persone in un giorno, che è impossibile ricordarsi tutti i nomi. Ecco, ci vuole tempo solo per conoscere tutti i compagni, tutto lo staff e tutte le persone qui che lavorano. Con D'Aversa invece un primo colloquio l'hai avuto con il mister. Che cosa ti ha detto, se ce lo puoi dire, che persona è, come ti è sembrato? Mi ha chiamato anche prima, una volta, mi ha detto come sto, così, una discussione normale, che ha detto che mi piacerebbe che se vengo qui, mi ha spiegato solo come giocano, che ruolo mi vede lui, e questo era tutto. Non è niente speciale. Sei arrivato qui comunque con un'etichetta importante, cioè il tuo nome è un nome importante per la piazza di Parma, che anche in precedenza comunque ha visto grandi campioni. Senti un po' questa responsabilità di essere l'uomo che forse deve anche un po' spostare, oltre che dare grande quantità, grande forza? Cioè, noi ce l'aspettiamo, tu che responsabilità senti? Sì, sento, perché mi hanno dato la possibilità di tornare qui in Italia, nel Parma, e sicuramente sento questa responsabilità, e io voglio dimostrare in campo che non hanno sbagliato, che hanno scelto il giocatore giusto, e io provo a dare il massimo sempre e lottare per questa maglia. L'ultima per me è una curiosità: perché Cucor dietro la maglia? Come sono Kuzka. Così mi chiamavano tutti, anche mio papà è Cuzzo, i miei fratelli sono uguali, tutti avevamo questo soprannome Cuzzo, perché è tipo una versione corta, diminutivo, cioè. Sì, un soprannome.